Buongiorno youtubisti, da Sandro, domenica 8 ottobre 2023. Sono giunto in alta quota, all'altezza di 1050 metri, non un'altitudine molto elevata, comunque a una buona altezza. Qui mi trovo nel Parco Regionale della Grigna. Per me è la prima volta che salgo in questo bellissimo panorama. Vi faccio vedere la meraviglia che c'è davanti alla mia visione. Questo è il sentiero dove sono arrivato dal comune di Pasturo, passando per l'agriturismo Oneda, e da qui giriamo la camera. Si prosegue verso un altro agriturismo dal nome Brunino, una bellissima escursione ciclistica. Oggi mi sono dedicato a un giro in bici. E vi faccio vedere qui davanti, abbiamo le montagne dei Piani di Bobbio. E purtroppo in questo periodo abbiamo la cabinovia ferma, e perché ormai la stagione estiva è terminata e quindi si aspetterà l'apertura invernale. Se si vuole salire a quella cima dove arriva la cabinovia, bisognerà fare un sentiero di circa 2 ore a piedi. Un interessante sentiero escursionistico. Il paese che si nota a valle è il paese di Introbio. Guardate che meraviglia che c'è davanti alla nostra visione. Queste sono le cime della Grigna. Qui siamo all'interno del Parco Regionale della Grigna. Prima volta frequentato dal sottoscritto. Aldo e Luigi, se mi sentite, se seguite questo video, tenete presente, ho scoperto un altro percorso che potete fare in futuro. Percorrete una bellissima via che si chiama la Via dei Castagneti per arrivare qui a quota di 1050 metri sopra il comune di Pasturo. Qui sottostante vediamo un altro paese che è il paese di Barzio. Vi ricordo che siamo sempre in Valsassina, nella zona di Lecco. Vi saluto da questo YouTube di Sandro. Ciao a tutti e al prossimo video.